Impariamo la gestione della tavolozza. Disponete il giallo di cadmio limone in basso a destra, il blu oltremare in basso a sinistra, il rosso magenta in alto a sinistra, il bianco in alto a destra. Questa è la base di partenza per un pittore. Partiamo dal giallo cadmio limone per ottenere i verdi. Fate la pennellata gialla sul supporto. Mescolate una piccola quantità di blu con tanto giallo, otterrete un giallo verdastro. Se al giallo di cadmio limone aggiungete bianco, avrete un giallo biancastro. Se al giallo verdastro aggiungete bianco, ottenete un giallo verdastro biancastro. Con altro blu rendete ancora più verde il giallo. Aggiungete bianco e otterrete una tonalità verde biancastra sempre più fredda. Proseguite aggiungendo blu nella fascia superiore, in modo graduale fino a raggiungere il verde medio. Significa che il giallo e il blu sono di identica quantità. Il verde medio è un verde intenso, simile al verde vescica. Aggiungete nella fascia inferiore il bianco e otterrete il verde medio biancastro. Da questo punto entreremo nella gamma dei blu giallastri. Proseguendo con l'aggiunta di blu, arriviamo ad ottenere verdi plumbei, verdi che vedrete al tramonto in lontananza. I verdi sono colori difficili da ottenere e dovete saperli calibrare. Il colore dell'ultima casella è un blu oltremare appena sporco di giallo, come potrebbe dire un sommelier, un blu che ha un retrogusto di giallo. Nella fascia inferiore l'aggiunta di bianco rende più chiari i colori, ma allo stesso tempo li trasforma in colori nebbiosi. Quei verdi che creano la caratteristica dei paesaggi nordici o dei boschi sotto la pioggia. Quando osservate la natura, cercate di costruire mentalmente le mescolanze dei colori. È un pensiero che aiuta. Partiamo dal rosso magenta. Aggiungete il bianco per ottenere la seconda fascia cromatica. Aggiungete un po' di giallo cadmio limone al rosso e ottenete un rosso giallastro. Aggiungete bianco e ottenete un rosato. Proseguite con sempre più giallo fino ad arrivare a un giallo puro. Aggiungendo il bianco avrete il giallo biancastro. La scala dei viola segue la stessa regola. Partite dal blu, aggiungete rosso fino ad arrivare al viola medio, dal quale poi nasceranno i viola rossi. Aggiungete il bianco nella seconda fascia e otterrete i viola chiari.